Ciao ragazzi, oggi vi spiegherò una cosa fondamentale, la struttura della musica blues. Il blues è la più antica forma di musica moderna che noi conosciamo, e nasce dai neri, è una musica che racconta sempre cose tristi e all'inizio addirittura raccontava appunto del dolore appunto della gente nera che era stata trapiantata negli Stati Uniti e resa schiava, del loro dolore, sia della loro condizione sociale e umana, sia della lontananza dalla loro terra, dai loro padri. Il blues, in due parole, è una struttura che continua a ripetersi in 12 misure, come il quadrante in un orologio. Continua a ripetersi, 12, 12. Quindi il blues può durare, un brano blues può durare pochissimi minuti, o anche addirittura una volta un giro da 12, quindi pochi secondi, o addirittura ore, se continuiamo a girare intorno. 12 misure divise in tre parti da 4, 2 A e una B. Batteristicamente parlando, noi le A le suoneremo sul Charleston, mentre le B le suoneremo sul Ride, per differenziare un po' la cosa, non è obbligatorio, mentre quando parte l'assolo di chitarra, specialmente in questo brano, che rimane sul giro di blues da 12, noi suoneremo tutta la nostra partitura sul ride, è una consuetudine, anche qua non è obbligatorio. Poi il brano, verso la fine, nelle ultime due misure della partitura, mollerà il giro blues e rimarrà su un pedale di nota, e formerà una struttura creata da 4 misure, una cellula di 4 misure che verrà ripetuta 8 volte più il finale. Il brano che andiamo ad ascoltare è suonato in ottavi, il classico groove, tu, cha, tu, tu, cha, tu, tu. E questa cosa non è consueta nel blues. Di solito il blues utilizza le terzine o la figurazione, il pattern shuffle. Il pattern shuffle nasce sempre dai neri che, accompagnando i loro canti ritmicamente, suonavano sulla washboard, che era la tavola su cui lavavano i loro panni, facevano sfregare il loro sapone o la loro pietra in questa maniera e creavano questo pattern shuffle, shuffle, shuffle. Mentre questo brano, che si intitola The Thrill Is Gone, del grandissimo B.B. King, chitarrista scomparso da poco, nero, simpaticissimo, è la sua mitica chitarra Lucille, e il brano viene suonato per noi batteristi in ottavi. Il brano lo eseguirà Aurora Pardi e quindi buon ascolto. Un'altra cosa, pochissimi fill, come noterete, farà lei. Ciao!